Bonjour, bonjour, mia family! Come al solito inizio i video indecente, veramente completamente struccata con i capelli arruffati, ma è mattina e chi se ne frega, voi ormai siete abituati. Comunque, mi è appena arrivato un pacchettino. Ta-da! Ed è di Hermes, ragazzi, sì! Perché mi sono fatta diversi autoregali per Natale e stanno finalmente arrivando, quindi in realtà un po' in ritardo me li sono fatta questi autoregali, perché in realtà la spedizione è stata velocissima, però sto aspettando che mi arrivino altre cosine per farvi il video, perché, Dio, non vedo l'ora, ce n'era una poi, ero in lista d'attesa, insomma, hanno fatto l'impossibile, però è mia e sto aspettando che mi arrivi, non vedo l'ora, poi ovviamente vi farò il video con tutti i miei regali. Ho detto di compleanno, di Natale intendevo, non so più che cosa sto dicendo, forse il fatto che mi sono appena svegliata non aiuta. E quindi sì, i miei autoregali di Natale, non vedo l'ora, vi farò il video, eccetera, eccetera. Qui c'è il gatto Denver. Stai pronto, gatto Denver? Quando ti inquadro devi stare pronto, come una vera star. Mi piace che appena dico gatto Denver, lui subito si rimette in posa e mi guarda. Sei bellissimo, amore mio. Sei bellissimo, sei bravo, noi ci spazzoliamo i dentini con lo spazzolino, il dentifricio, sei proprio bravo, amore mio. Sì. Allora adesso questo lo mettiamo a posto. È mattina, ma è praticamente buio queste giornate, davvero, ragazzi. Qui c'è il mio kit, non posso non menzionare il mio kit, ma quanto sono felice io per questo. Ma perché sono blu? Cioè, sono blu. E quanto sono felice io per questo kit, voi non avete la minima idea, ragazzi. Sì, non guardate le mie unghie, che devo rimetterle a posto. Purtroppo oggi Goran non c'è e io sono disperata quando loro non ci sono, perché io devo fare le unghie. Come faccio se voi non ci siete, ragazzi? Non sto scherzando. Ovviamente a volte vanno in vacanza anche loro, però io devo sistemarmi le unghie e quindi cercherò di farlo io oggi. Comunque, mamma mia, troppo felice, ragazzi! Il mio kit sopracciglia top firmato Benefici. Abbiamo lavorato da 2 anni, ragazzi. E in molti mi avete scritto: ah, ma se sono già prodotti presenti nel range di Benefit, come mai ci hai messo 2 anni per farlo, per crearlo, questo kit, eccetera, eccetera? Ragazzi, nemmeno io potevo rendermi conto di ciò, ovviamente da consumatrice, ma per creare un prodotto e iniziare, perché questo è un prodotto, certo, i prodotti singolarmente si trovano nel range di Benefit, ok. In realtà il 3D Brow Tones, quando io l'ho selezionato, non era ancora in vendita, quindi in realtà quello è stato un po' un extra che sono riuscita ad inserire nel kit. Ma al di là di questo, quando si crea un prodotto dal nulla, perché questo prodotto, la scatola, il packaging, già solo per fare il photoshoot, ragazzi, ci vogliono tipo 2 giornate, ok? Solo per, calcolate che tipo questa maglietta non era in glitter, ci hanno messo tipo una settimana per avere la foto finale, ok? Ma ovviamente questo è nulla. Volevo dirvi che per creare un packaging dal nulla, per definire già solo il font da utilizzare, la tipologia di scrittura, già solo la tipologia di colori da utilizzare, lo stile da utilizzare, anche lì io ho avuto altre, cioè abbiamo visto altre proposte, altri tipi di packaging, per poi scegliere questo, cioè una cosa che dura mesi, mesi e mesi e appunto a volte anni. Anche solo per fare, per dirvi, la mia firma che si vede qui, vedete, già solo per arrivare a una firma perfetta che mi piacesse, eccetera, ci ho messo tantissimo e ci abbiamo messo davvero, davvero tanto a creare tutto, ragazzi, per scegliere il nome, la scelta dei prodotti, la scelta delle tonalità. È una cosa che si fa in tanto, tanto, tanto tempo e la creazione di un packaging, perché questo non è stato come dire, non è un packaging qualsiasi che già esisteva dove io ho inserito i miei prodotti. Ragazzi, questo è un packaging fatto e creato da me. Quindi il kit in sé, che ovviamente avete già visto nel mio video di ieri, ovviamente ormai la sorpresa è svelata anche su Instagram, eccetera, eccetera, ma aspettate che vi faccio vedere bene. Eccoci, ragazzi, questa non è una pochettina che è stata presa, una qualsiasi standard, dove io ho lanciato i miei prodotti. Questo è un kit, questo è un packaging che ho creato io e non è una cosa che si fa in 2 mesi, creare un packaging dal nulla, cercare la scritta giusta, i colori giusti, la foto giusta.
creare lo spazio per i prodotti, perché ovviamente una volta che abbiamo scelto i prodotti, il packaging è stato creato attorno ai prodotti, già solo selezionare come inserirli nel packaging, potete immaginare che è una cosa che richiede molto 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 tempo. Già anche solo il fatto di creare questo book con i miei tips and tricks, ragazzi, raccoglierli, sceglierli al meglio, abbiamo fatto molte modifiche, diverse approvazioni prima di arrivare al prodotto finale, a questo mini book. Ovviamente vedendolo dite: ah sì, beh, ma come mai, come è possibile che tu ci abbia messo 2 anni? Però vi assicuro, ragazzi, che per arrivare a un prodotto del genere, che è appunto stato creato dal nulla da me, ci sono voluti 2 anni. Quindi vi dico che addirittura molti prodotti che adesso sono usciti, quando io sono stata a San Francisco, non erano ancora usciti e ci sono voluti 2 anni anche per quei prodotti, e magari era solo un prodotto. Quindi ecco, per farvi capire il perché, questo è il perché. Comunque sono super super felice del mio kit, sono molto contenta, oggi non vedo l'ora, perché in realtà adesso è mattina e vi ho annunciato su Instagram la sorpresa, ma il video in cui vi annuncio il kit eccetera sarà online oggi pomeriggio alle 17:30, quindi ancora non so esattamente, perché vi ho spiegato tutto bene nel video eccetera, quindi ancora non so esattamente i vostri pareri sulle nuance scelte, le tonalità sui prodotti, quindi sono molto molto contenta, non vedo l'ora che arrivi oggi alle 17:30 per sapere. Ho già programmato il video. E quindi sì, il mio kit, ragazzi, lo trovate già su sephora.it in esclusiva online fino al 10 gennaio, dopodiché sarà in tutti gli store Sephora in Italia. Costa 59 euro per tutti questi prodotti in full size, e vi ricordo che se andiamo ad acquistare invece singolarmente ogni prodotto, ripeto, sono tutti full size, quindi se andiamo ad acquistarli, questi sono esattamente i prodotti che acquistiamo, tutti quanti assieme sono oltre i 160 euro, ragazzi, il mio kit ne costa 59, quindi abbiamo fatto l'impossibile anche per avere un prezzo non vantaggioso di più. Quindi se anche qualcuno non è un mio follower, non è interessato ad avere il kit perché magari è di Nicole, cosa che posso capire, cioè non ho la presunzione, però voglio dire, è comunque un super 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 risparmio, perché da 160 euro a 50, no, oltre 160, non mi ricordo adesso, era 164, 161 e 40, una roba del genere, ve l'ho detto nel video comunque, è davvero incredibile pensare che siamo arrivati a 59 euro, ragazzi, quindi cioè è veramente pazzesca questa cosa, e io sono davvero tanto tanto felice, quindi spero piacere anche a voi. Ripeto, sephora.it fino al 10 gennaio in esclusiva online, e poi dal 10 gennaio in tutti gli store Sephora in Italia, non ci posso ancora credere. Comunque adesso rimetto a posto il mio kit, perché questo è l'unico che ho per il momento, e io lo rimetto nella scatola e lo sistemo per bene, la mia creatura, ragazzi, la mia creatura. Tra l'altro nei prossimi giorni vi filmerò anche un Get Ready With Me in cui proverò i miei prodotti e vi farò vedere come li uso. E adesso, allora, devo sistemare alcune cosine in casa, poi dovrebbe arrivarmi la spesa perché l'ho fatta online, e quando ci sono cose pesanti da portare le faccio online, assolutamente. Uso Supermercato 24, peraltro, che non so se è un servizio, ma sì, mi sa che è disponibile in tutta Italia. Non mi sono sempre trovata bene, not sponsored, non mi sono sempre trovata benissimo con loro, perché a volte ti annullano l'ordine da niente. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Ok, devo sorridere così la videocamera mi mette a fuoco. Comunque, sì, devo aspettare che mi arrivi la spesa. Sistemeremo le unghie, poi un sacco di cose da fare in centro. Vorrei vedere anche se riesco a fare i 2 piercing qui all'orecchio oggi. Adesso telefonerò allo studio di tatuaggi e piercing per vedere se sono liberi. Mi vedo con un'amica questo pomeriggio, che tra l'altro si sposa la prossima estate, e io sono la testimone, ragazzi. Quindi ho un sacco di novità da scoprire oggi e un sacco di cose da fare con lei. E poi voglio anche lanciare un nuovo giveaway su Instagram, anche se ce n'è uno ancora attivo, ragazzi. Quindi fino al 10, oh, mi vedete, fino al 10 gennaio c'è un giveaway ancora attivo sul mio Instagram. Trovate come al solito il mio Instagram qua sotto, altrimenti basta cercare kissandmakeup01. E appunto su Instagram c'è ancora un super super giveaway per voi del valore di oltre 400 euro. Quindi mi raccomando, perché le feste non sono ancora finite e non sono ancora finiti nemmeno i miei giveaway, quindi oggi voglio lanciarne però comunque un altro. Queste sono solo alcune delle cosine che vi metterò
appunto in regalo sulla mia pagina Instagram. Cerco sempre di mettere anche prodotti di grosso valore, qui ad esempio ci sono anche 4 rossetti Dior, insomma Too Faced, Mesauda, c'è tutta la collection Party Time di Pupa, quindi insomma NYX, tante cosine che vi piacciono, ma sto per selezionarne tante altre e quindi direi di proseguire, anche perché ho diverse cosine da fare prima di uscire di casa, quindi let's go. È arrivata la spesa e hanno trovato quasi tutto, sono molto contenta. Notare quante Coca Zero ho preso, vabbè, io ormai non posso vivere senza. Adesso portiamo tutto in cucina e vi faccio vedere cosa ho preso. Niente di eclatante in realtà, ragazzi, ma giusto il minimo, perché ho sempre il frigo vuoto, vero gatto Denver? Ah, bon, ah, bon, caro Denver. Bene, oltre alle quantità industriali di Coca Zero, che ovviamente ovunque, ho preso, allora, non mi ricordo nemmeno, tagliatelle all'uovo, bene, pensavo fossero, cioè, normali, invece queste sono fresche, vabbè. Poi, allora, cracker, tanto per sgranocchiare qualcosa, poi pizzette surgelate, che metterò subito in freezer, tra l'altro. Perché quando ho fame ma non ho voglia di cucinare, il che succede praticamente quotidianamente, mi mangio una pizzetta che poi la metto in microonde, che se non si dovrebbe fare, credo. Poi, allora, cosa ho preso? Ah sì, ho preso zucchine, non sono chiare come speravo, perché mi piacciono quelle praticamente bianche, però non sono nemmeno scure, quindi non è male. Ah sì, detersivo per neri. Spero ci sia anche il perlana che ho ordinato, detersivo per colorati, ditemi che c'è il perlana, altrimenti sono fregata. Quantità industriali di ragù star, olive, queste lo sapete già dai tempi in cui abitavo ad Amsterdam, io non posso vivere senza le olive sacla, eccole qua. Poi ragù, prendo sempre quello classico, ma non so se gli altri sono buoni. Voilà. Ok, e poi, ah sì, il perlana, grazie al cielo, ho un sacco di maglioni da lavare e non mi azzardavo a farlo senza il perlana. Poi, ah sì, quantità industriali di latte, taram, parzialmente scremato, altre olive, naturalmente altre olive, ragazzi. Poi, Kinder Brioche. Kinder Brioche, poi le gocciole, biscotti e poi, ah sì, ho preso 2 confezioni di salmone affumicato, un sacco di Dove deodoranti, volevo solo l'Invisible Dry, invece uno, mi hanno preso sto coso al melograno, comunque vedremo. Cioè questo è il miglior deodorante, il Dove è il miglior deodorante al mondo, ragazzi. Poi ho preso mozzarella e altre robe da mettere in congelatore. Questo è pure bucato, ma comunque pollo, metterò anche questo in freezer e altre pizzette da mettere in freezer. Questo è quanto praticamente. E adesso mettiamo tutto a posto. Ok, ascoltando i Muse, nel frattempo mi sono fatta anche la manicure, ragazzi. Sono super orgogliosa del risultato finale, perché non essendoci Goran e non potendo rifare il semipermanente, cosa ho fatto? Ho limato semplicemente un po' in superficie lo smalto semipermanente, non la mia unghia. Ho accorciato le mie unghie, sempre con la lima ma solo sopra. E poi ho steso praticamente uno smalto che quasi uguale, anzi è praticamente uguale a quello che avevo, al semipermanente che avevo, ed ho steso il Dior Rouge 999, che tra l'altro è il rosso perfetto per me, e cioè secondo me è il rosso perfetto ed è il mio preferito di Dior. E poi ho steso sempre di Dior anche il top coat. Mi piacciono molto gli smalti Dior, non solo per le colorazioni e per la tenuta, ma soprattutto perché si asciugano in frettissima. Infatti la mia amica mi aspetta tra meno di un'ora, quindi devo veramente sbrigarmi, ma volevo farvi vedere, intanto il mio uso in sottofondo, volevo farvi vedere, se ce la faccio, se metto a fuoco, il risultato, che secondo me non è malaccio, vabbè che un pochino si vede, cioè non so se si vede in videocamera, ma io lo vedo che tipo qua sopra di solito il colore è pieno, adesso no, però per qualche giorno fino a quando vado a rifare il semi permanente direi che può andare.
molto molto fiera. Adesso aspetto ancora una decina di minuti che si asciughi e dopodiché posso finalmente andare a prepararmi. Nel frattempo mi sono arrivati altri due pacchi e questo è quanto, e questo è quanto. Anzi, io direi, pauserò questo video, altrimenti mi tolgono subito la monetizzazione, copyright, eccetera. Ci sono sempre problemi quando c'è la musica in sottofondo, anche se in questo momento sono così, ragazzi, cioè, insomma. In realtà potrei cogliere l'occasione per fare un discorso con voi, perché lo sapete, io nei vlog affronto sempre questi, tipo queste critiche e questi discorsi scomodi e antipatici che vengono fatti, eccetera, eccetera, perché anche se questo genere di discorso non viene fatto sulle mie pagine, io ovviamente lo immaginavo, ma con il lancio del mio kit con benefit, eccetera, sono uscite veramente delle cose assurde e voi mi dite sempre: Nicole, noi siamo la tua family, ti vogliamo bene, non dare caso, cioè non far caso a queste cattiverie, eccetera, eccetera. E voi avete tutte le ragioni di questo mondo, infatti io non mi rovino le giornate per queste cose, non ci sto male più di tanto, non posso dire che non ci sto male, ma ci rimango male quando le leggo, dopodiché me ne dimentico, però perché sono umana, ragazzi, però so che mi volete bene, io ne voglio a voi, il legame che abbiamo non c'entra assolutamente nulla con questo genere di commento, so che non viene dalla mia family, questo è sempre importante per me ricordarlo. Però con il lancio del mio kit ci sono state anche le solite, non le voglio chiamare critiche perché non sono critiche, una critica può essere: ah, secondo me la tonalità, dovevi utilizzare tonalità diverse, secondo me dovevi scegliere altri prodotti, queste possono essere critiche, ma le cose che ho letto sono delle cattiverie e delle illazioni, delle offese talmente brutte che uno ci rimane male e pensa tipo: devo querelarla questa persona, cioè no, per farvi capire. Non posso nemmeno menzionare tante delle cose che io ho letto perché praticamente sono tutto parolacce o roba del genere. Quello che posso menzionare, quello che ho visto e che mi ha lasciata molto molto perplessa, perché dico: cavolo, la gente pur di offenderti, perché evidentemente non ti conosce di persona, perché insomma sta gente chi la conosce, mi vedono su internet, però gli dai talmente tanto fastidio, o tu, o il tuo successo, o il tuo modo di essere, non lo so che cosa può essere, però gli dai talmente tanto fastidio che addirittura si inventano delle cose dal nulla per offenderti e per farti rimanere male, o per comunque parlare male di te, il che, se ci pensate, cioè, per uno psicologo, uno psichiatra, potrebbe essere anche una cosa molto interessante da studiare, questo fenomeno, no? E io lo dico da anni, cioè, questo fenomeno di questo hate verso dei personaggi di internet è veramente, secondo me, un fenomeno da studiare, perché non è una cosa normale, cioè, se ci pensate, no? Tu te la prendi talmente tanto con una persona che non conosci, ma che vedi attraverso uno schermo, continui a seguirla e continui ad offenderla, a insultarla, inventandoti delle cose, cioè, non è una cosa tanto normale, per come la vedo io. E sembra il video in cui rispondo ai commenti degli haters, per come la vedo io, però effettivamente io ho letto cose del tipo: le ragazzine di oggi, che poi la media di chi segue il mio canale va, cioè la maggior parte di chi segue il mio canale, lo so perché vedo le statistiche, va dai 18 ai 35 anni, e quindi mi sembra un po' strano che mi venga detto alle ragazzine che seguono questo canale, ma al di là di questo, avevo fatto anche vedere le statistiche su Instagram, peraltro qualche tempo fa, ho letto cose del tipo: voi seguite questa che è andata di fidanzato in fidanzato per farla mantenuta. Cioè, io leggo queste cose, ragazzi, e veramente mi cade la bocca, tipo, ah, perché non solo è una cosa che non è vera, perché nessuno mi ha mai mantenuto, sinceramente, ho sempre, sempre, sempre pagato io le mie cose che mi compro, ma anche tutto il resto, cioè a metà, tipo bollette, roba del genere, ma è assurdo che io debba menzionare queste cose su internet, ok? Però è anche assurdo che vengano dette queste cose e che io poi debba in qualche modo giustificarmi, ma non perché mi sento in dovere di farlo, ma per farvi capire quanto è ingiusto il mondo di internet. Io non solo ho sempre pagato tutto a metà, ma spesso in passato sono stata io a mantenere i miei ex fidanzati per mesi e per anni, se proprio devo dirla tutta, però a me hanno insegnato che quando
ami una persona e quando c'è l'amore, se c'è bisogno di dare una mano, se c'è bisogno di aiutare, lo fai. Che venga da me, che sono una donna, che venga da i miei ex fidanzati che erano uomini, però ripeto, sono stata io in realtà a trovarmi in passato a mantenere i miei ex fidanzati, e quindi leggo queste cose, mi cade la mascella e mi viene quasi da ridere, perché io questa cosa non l'avevo mai detta, però effettivamente è così, e quindi capite che però è anche brutto, perché queste offese gratuite molto spesso, perché non si possono chiamare critiche, sono insulti molto molto gravi secondo me, per come la vedo io, per come sono stata cresciuta, è molto grave anche il fatto che vengano da donne. Quindi tu che sei una donna non ti vergogni a dire questo genere di cose è un'altra donna, perché alla fine abbiamo lottato tanto per la parità dei sessi e siamo ancora qui a dire che se una persona in 5 anni ha avuto 2 fidanzati effettivamente era perché voleva fare la mantenuta. Ma ci rendiamo conto? Cioè, secondo me è veramente veramente triste, siamo ancora lì nel 2019 ad insultarci tra donne invece che applaudire i nostri successi, ragazze, perché questo è, perché può dare fastidio che io abbia fatto un mio prodotto con un marchio così grosso come Benefit, invece dovremmo applaudirci, ed è quello che succede tra tante youtuber. Noi ci facciamo i complimenti quando c'è un progetto così grosso, io ho fatto i complimenti per esempio a Cindy con la sua linea di make up, ho fatto i complimenti a Michela quando è uscito il suo... la sua pochette con Benefit. È così che si fa, ragazzi, ci si deve volere bene, ma soprattutto bisogna incoraggiarsi, bisogna spingersi, bisogna darsi una mano. Non arriveremo mai da nessuna parte se continuiamo ad offenderci, se continuiamo a darci contro l'un con l'altro, specialmente tra noi donne. Ma non abbiamo imparato nulla nella storia di... cioè, voglio dire, non abbiamo veramente imparato nulla, siamo ancora lì a dirci queste cose. È veramente veramente triste, ma veramente veramente triste. Non me l'aspettavo, non immaginavo prima di andare su YouTube che esistessero ancora persone che ragionano così, però purtroppo evidentemente ci sono. Io comunque posso dirvi la verità, sono veramente veramente stufa e non ho parole per tutto ciò, perché sono 10 anni quasi che sono su YouTube e queste cose ci sono sempre, e ogni volta che leggo questi insulti sono sempre cose inventate. Vogliamo anche parlare del fatto che io ho letto delle parolacce indicibili in cui mi veniva detto che io ho fatto un kit per sopracciglia quando io odio chi si fa le sopracciglia con la matita. Ma voglio dire, no? Come fate a dire, cioè come fanno a dire che io odio chi si fa le sopracciglia alla matita? Non hanno... chi si fa le sopracciglia con la matita, non vedono queste persone i miei Get Ready With Me? In tutti i miei Get Ready With Me faccio le sopracciglia, lo vedete che ho gli spazi, le riempio con la matita e poi le fisso, oppure con il gel, oppure con la polvere, cioè in tutti i miei Get Ready With Me. Se in un video per scherzo ho detto che detesto chi fa le sopracciglia troppo perfette stile Instagram style, che tra l'altro avevo anche detto all'inizio di quel video che era uno scherzo e che comunque non bisognava prenderlo sul serio perché era esagerato volutamente, ma al di là di questo, lo vedete che in 10 anni, nei primi anni no perché non ero capace, però lo vedrete che negli ultimi 7 anni di YouTube ogni Get Ready With Me e ogni volta che mi vedete ho le sopracciglia disegnate, il più delle volte peraltro con prodotti Benefit tra l'altro. Quindi potete immaginare come ero contenta quando mi hanno contattato per questo progetto. Quindi, ma non voglio dire nulla, il fatto sono le offese, il fatto sono queste illazioni, soprattutto quello che mi dà fastidio sulla mia vita privata, sinceramente, perché dovete capire, ho aiutato i miei ex fidanzati in passato quando ce n'era bisogno e sinceramente non mi sembra giusto sentire questo genere di cose, ma soprattutto io mi chiedo, ma tu che non mi conosci e che non sai nulla, come fai ad inventarti queste cose? Cioè, fa ridere. In realtà, secondo me, non voglio dire di essere un modello da seguire perché io sono il top dei top e tutti dovete prendere spunto da me, perché lo sapete, non sono così cioè non, come si dice, mi sfugge la parola, non sono così piena di me da dire una cosa del genere, però dopo tutto ho fatto della mia passione un lavoro e ho esaudito i sogni che, cioè ho realizzato i sogni che volevo grazie soltanto a me stessa, e tutto quello che ho è grazie al frutto del mio lavoro,
di nessun altro, quindi mi dà, sì, dà molto molto fastidio. Quindi spero, anche se dubito, spero che chi continua a dire queste cose ci dia un taglio, perché ripeto, sono veramente veramente stufa. Purtroppo, vabbè, ci sono gli alti e bassi su YouTube, non voglio soffermarmi sempre su queste cose. Voi avete ragione quando mi dite: Nicole, smettila di dare tempo nei tuoi video a queste persone. Però ragazzi, i miei video sono la mia quotidianità, e con il lancio di questo progetto, oltre ad arrivare tanto tanto amore, tanto affetto, purtroppo arrivano anche queste cose, il che è molto molto triste, perché ripeto, bisognerebbe essere felici quando qualcuno che è partito dal nulla magari ha realizzato un proprio sogno, no? Invece che essere invidiosi o comunque provare questo rancore, tra l'altro, verso qualcuno che non conosci. Comunque, vabbè, questo è quanto. Il mio smalto è asciutto, sono molto molto fiera di come è riuscito, devo dirvi la verità. Il mio smalto è asciutto, adesso vado a prepararmi, noi ci vediamo tra un po'. Non so se la mia amica si farà filmare, questo è il fatto, però molto spesso mi dite: Nicole, io ti vedo molto sola nei tuoi video. No ragazzi, il fatto è che tutti i miei amici, le mie amiche, a parte tipo Giulia ed Elia, e a volte Valentina e Max, ma anche lì a volte nessuno si fa filmare, quindi io non posso filmare la gente contro la loro volontà, e quindi voi nel video mi vedete da sola, però magari io 2 ore prima ero con un'amica, ma non posso inquadrarla, non posso filmarla, questo è il fatto. Quindi devo rispettare il volere delle mie amiche, perché rendetevi conto, tu hai un'amica che è seguita da così tanta gente, magari non ti va proprio che lei ti inquadri, no? Magari sei senza trucco, o magari quel giorno, che ne so, magari comunque non vuoi comparire sul web, quindi le capisco, ok? Quindi questo è quanto, volevo anche precisare questo, perché mi dispiace per voi che vi preoccupate così tanto per me. Nicole, ti vedo sola, no, il fatto è che non posso filmarli i miei amici molto spesso, quindi vi prometto che non sono sola, ok? Non vi preoccupate, che sto molto molto bene, anzi, quindi vado a prepararmi, che è meglio, va? Che io poi mi perdo in questi discorsi, sono logorroica ed è la fine. Ah, mia family, un'altra cosa soltanto volevo aggiungere, poi devo veramente andare a prepararmi. Volevo aggiungere e ricordarvi del concorso che abbiamo lanciato, perché ve l'ho detto anche nel video di ieri, però volevo ricordarvelo perché l'ho detto a fine video, non vorrei che fosse sfuggito. Ragazzi, io il 10 di gennaio ho un party di lancio del mio kit che sarà ad invito, però 10 di voi potranno partecipare e vincere questo invito partecipando a questo contest. Vi basta ovviamente acquistare il mio kit da sephora.it, fare le sopracciglia con il kit e poi postare una foto sul vostro Instagram in cui avete le sopracciglia belle fatte con i prodotti del mio kit e tenete in mano il kit, o comunque fate vedere che lo avete, e mettete l'hashtag al mio canale kissandmakeup01, cioè no, il tag al mio canale, scusate, @kissandmakeup01, mettete il tag al canale di Benefit Cosmetics Italy e poi mettete l'hashtag sopracciglia top. Io con Benefit guarderò tutte le vostre entry e 10 di voi potranno partecipare ed essere lì con me al party di lancio il 10 gennaio a Milano, ragazzi, perché ovviamente sarete con me lì, quindi sarà una serata che passeremo assieme, potrete provare il kit e riceverete anche tante sorprese firmate Benefit, perché ci sarà una borsetta firmata Benefit, la goodie bag con tante sorprese per ognuna di voi. Quindi per partecipare, appunto, basta fare questo, è molto molto semplice, e io non vedo l'ora di vedervi, perché passerò quella serata con 10 di voi, sarà fantastico. Truccaggio time, ho sistemato i capelli in velocità, non vedete più niente, credo, ok, ci sono, truccaggio time, per fortuna la mia amica è un po' in ritardo, perché io lo sono sempre, comunque ho telefonato, ma come filmo io, come registro, io sto togliendo il cavalletto dalla videocamera ragazzi, ho telefonato allo studio di piercing e tatuaggi. Ovviamente non c'è spazio per fare i piercing ai lobby oggi, è incredibile, cioè, vabbè che loro sono i più bravi eccetera, però almeno una volta potrei trovare posto, no? E quindi niente da fare, mi hanno proposto domani, ma io domani non ce la faccio proprio, e quindi niente da fare, in compenso appunto ho un sacco di altre cose da fare che non so nemmeno se sarei riuscita in realtà a farli, piercing, e poi sto pensando anche ad un nuovo tatuaggio, che in realtà è tantissimo che ci penso, ma finalmente mi sono convinta e voglio fare proprio quello. Tra l'altro vi anticipo, in una zona che fa malissimo, almeno così mi hanno detto, quindi aiuto, aiuto. E niente, adesso mi trucco, userò ancora per oggi il fondotinta full, cioè non full coverage, media coprenza, perché come potete vedere ho ancora i brufoletti che non sono più
così infiammati, però sono ancora là e quindi vado a coprirli per bene con il fondotinta Max Factor. Ah, che poi altra cosa che mi è tra virgolette piaciuta, in realtà non mi è piaciuta per niente, no? Quando dico, ah, sto per finire un prodotto e sono disperata perché mi dispiace un sacco finirlo, è una cosa incredibile perché la gente trova sempre ogni cosa che tu dici su internet viene trasformata e per questo praticamente ti criticano e la prendono sul negativo. Perché? Allora, uno è un modo di dire, nel senso che quando finisco un prodotto sono disperata, ma è ovvio che posso ricomprarlo. Ma ho talmente tanti fondotinta da provare che io ho messo il ban ai miei acquisti, nel senso che provo uno dopo l'altro tutti i fondotinta che mi arrivano ed è per questo che ho detto sono disperata eccetera, perché dopo aver finito questo flacone non voglio andare a ricomprare lo stesso fondotinta, ma preferisco provare quelli che mi arrivano in modo magari da dare un parere anche a voi, perché dopo tutto anche questo è il mio lavoro, ragazzi. Quindi è veramente incredibile, mi viene detto vattelo a comprare allora, aspetti che te lo mandino le aziende. Vi piace la vocina che faccio, la vocina da hater? È incredibile, ma non è che dietro ogni cosa c'è sempre una magagna, ragazzi? Vabbè che purtroppo in Italia spesso succede e siamo un po', non voglio dire abituati a farci fregare, ma purtroppo dobbiamo stare attenti, no? Però, cioè, perché bisogna vedere del marcio ovunque? Ovviamente se io non piaccio, non piace nulla di quello che dico, però fatevene una ragione, non vi piacciono i miei video o vi sto antipatica e allora smettetela di seguirmi, cioè io non posso dirvi altro. Ci sono persone che io vedo da anni perché riconosco i nickname, ok? E mi seguono costantemente e ogni video è una offesa, ogni video è una critica pesante. Allora io dico, perché mi guardi? Vabbè, queste sono domande, le classiche domande a cui non ci sarà mai risposta. E questo è quanto. Adesso finisco di truccarmi, do un bacione ai gattoni e poi esco. Sto cercando un biglietto d'auguri, sono qui con la mia amica che non si vuole far inquadrare. Inquadriamo solo la mano che fa ciao? Ciao! Ok, e sto cercando, tra l'altro non ho fatto nemmeno in tempo a truccarmi completamente, ho solo la base ragazzi, ma dettagli, dettagli. E sto cercando questo biglietto d'auguri, ce ne sono veramente tantissimi, quindi non è semplice, ma qualcosina troveremo. Tra l'altro questo negozio in cui io venivo sempre da piccola, che ricordi ragazzi? Hanno di tutto e di più qua e venivo sempre a comprare gli slime e gli squishy, mi ricordo. E passeggiando ho preso anche una pizzetta ragazzi perché avevo super fame e me la sono già divorata e poi la filmo a notare. Gnam. Siamo da Yves Rocher a fare un po' di shopping. Guardate che bella atmosfera ragazzi! La pista di pattinaggio sul ghiaccio che io non mi accingo perché sennò figuraccia. Sì, ci sono anche tutte le renne, le cose illuminate, l'albero. Wow. No, vabbè ragazzi, c'è un negozio che ha solo Befana in vetrina. Non avevo mai visto una roba del genere. Guardate che roba. Solo Befane. Che meraviglia. Mi piacciono molto gli addobbi, la musichetta. Hanno fatto un bel lavoro secondo me quest'anno a Trieste. Mi piacciono questi alberi. E per finire aperitivo, un prosecco Aperol ragazzi, che non mette a fuoco la mia videocamera. Cine. Oggi facciamo il trucco in due momenti diversi. Praticamente sono tornata a casa e ho tipo una decina di minuti per fare il contouring che prima non ho fatto, infatti sono uscita tipo con la faccia a mo' di pesce luna, che non è proprio un granché, e adesso finisco il trucco, faccio il contouring e trucchiamo gli occhi e dopodiché esco ragazzi. E poi non filmerò questa uscita e noi ci rivedremo in realtà lunedì con un nuovo video. Evidentemente per una volta faccio anch'io la misteriosa e non vi porto con me questa sera, ma ovviamente ragazzi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Quindi io mentre faccio il contouring vi saluterò,
Tra l'altro stavo leggendo i commenti che mi sono arrivati sotto al video, perché finalmente, ovviamente sono passate le 17:30 e finalmente sto leggendo i commenti. Grazie, grazie, grazie a tutte le ragazze che mi stanno supportando, a tutti i ragazzi che mi stanno supportando in questa uscita con il mio kit, che mi ha fatto molto molto piacere, sono molto felice che vi piaccia. E a chi invece mi dice: ma te non ti piacciono, non dicevi che odiavi i glitter sugli occhi e non ti piacciono le sopracciglia disegnate? No, non ho mai detto che non mi piacciono le sopracciglia disegnate, non le avete mai visti i miei video? Praticamente in tutti i miei Get Ready With Me io disegno le sopracciglia, ragazzi, non li avete mai visti? E in tutti i miei video dagli albori io dico di amare i glitter, ragazzi. Il video a cui voi vi riferite tanto e vi piace tanto menzionare è un video in cui io ho esaudito, esordito dicendo che quel video era ironico, ma io non so più come ripeterlo, cioè io veramente non ce la posso fare, sono talmente stufa, ragazzi, che per colpa di queste persone probabilmente avrei bisogno di fare una pausa da YouTube, perché è veramente veramente assurdo. La cattiveria e la maleducazione della gente è una cosa, è appunto questa nostra incapacità di essere felici per gli altri quando ci succede qualcosa di bello. Non è una cosa di cui andare fieri, ecco, questo posso dire. Però ripeto, ringrazio invece tutti quelli che mi stanno vicino in questo lancio. So che in tantissimi avete già acquistato il mio kit, il che mi fa super 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 piacere. E basta, insomma, sostanzialmente questo è quanto per oggi. Ripeto, adesso ho un'uscita ma non posso portare con me la videocamera, quindi ci vediamo, voi vedrete questo video domani, che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. So di aver saltato qualche video, di non essere stata bravissima a rispettarli dal lunedì al venerdì e mi scuso per questo ultimamente, ma io ci provo, ragazzi, non è sempre facile caricare un video al giorno durante tutta la settimana, ma io ci provo. Comunque, questo è quanto, un bacio grandissimo mia family, se non muoio prima ci vediamo lunedì, ciao!